Bene ragazzi, siamo qui riuniti per decidere chi dei due aspiranti healer andrà a casa. Ma io il Morse non lo capisco. Ha scelto lei! Perché? Come vedi? Il sacro albero ha scelto te per condurre il prossimo party nel dungeon. No, aspetta, perché io? Semplicemente perché questo è il nostro sacro albero della vita, tu vuoi essere un bravo curatore e questo l'albero l'ha capito. E questo vuol dire che tu hai fallito la prova e non sei degno di andare più in un dungeon con gli altri. Non sono d'accordo. Far morire il tank se pulla troppo non è un crimine. Oh cielo! Nemmeno far morire i DPS ranged perché ti stanno troppo lontani per curarli è un crimine? No, direi di no. Io non sono lo schiavo del party e non devo impazzire se gli altri vogliono tentare di fare i temerari. Mi sa che questa rogna da oggi toccherà anche a te. Ti raccomando, vatti munendo di pazienza perché i primi tempi sarà veramente dura. Sono i primi tempi? Ciao a tutti, io sono Karma e sarò la vostra guida per le basi del White Mage. Diciamoci la verità, fare l'healer è uno dei pochi ruoli di vera responsabilità. Da voi dipende letteralmente la vita delle persone. C'è addirittura chi scherzando chiama i curatori babysitter, ma credo che la cosa non sia tanto distante dalla realtà. Infatti le healer si prendono cura non solo degli HP del party, ma molto spesso anche della loro posizione in mappa, tenendo costantemente i loro occhi porcini sugli altri. Questo per dirvi che non esiste un healer pigra o che non conosca le sue skill, ma solo mille modi per farvi morire se le indispettite. Fare healer è un ruolo che non si confà a tutti, ci vuole tanto sangue freddo e lucidità mentale per tenere sotto controllo e gestire i pargoli. Molto spesso questi sono DPS e poche volte il tank. Per non parlare poi delle difficoltà legate a questa classe che potrete riscontrare numerose, da quelli gestionali, come i vostri MP che scendono vertiginosamente, al dovervi posizionare nella mappa per riuscire a curare tutti. Per non parlare di quella fastidiosissima scritta, l'obiettivo non è nella vostra linea di tiro, che vi apparirà ogni qualvolta tenterete di curare un obiettivo moribondo che si va infrattando anche nel più sudicio anfratto pur di salvarsi la vita. Da voi quindi dipendono la vita o la morte di questi omuncoli. Inizio col dire che secondo me il Mago Bianco è uno dei migliori curatori se si considera la potenza di cura rispetto alle altre classi healer in circolazione. Difatti, il White Mage dispone di diverse skill per curare i vari elementi del party. In poche semplici mosse è in grado di portare tutti gli elementi full life. Questo lo rende un valido elemento in dungeon che si accosta bene a molte classi proprio per questa sua capacità sorprendente di curare a volte anche in situazioni ad alto rischio e tensione. Del White Mage sono poche le skill che non curano. Difatti, a livello 70 conterà circa una skill da danno puro, chiamata Stone, nelle sue varianti fino al 4, e due skill da damage overtime che staccano tra di loro, ossia Aero, che si evolverà successivamente in Aero 2, ed Aero 3. Il primo damage è single target, invece il secondo colpisce il mob targettato più quelli vicini. Per il resto sono tutte skill prevalentemente di cura. La skill più immediata e probabilmente quella che utilizzerete di più i primi tempi con il Mago Bianco è il Cure. Semplice skill di cura, nulla di più, nulla di meno. Ha effetto sul vostro gauge, ma a questo ci arriveremo dopo. E vi dona il 15% di possibilità che il vostro cura 2 sia completamente a costo zero. Dal Cure si passa al Cure 2, un cura molto più potente del primo, ed infine il Cura 3. A differenza dei primi due cura, può curare solo ed esclusivamente più target purché siano vicini alla persona su cui utilizzerete il cura 3. Quindi se usate il cura 3 su di voi ne beneficeranno solamente le persone a voi vicine.
Detto questo, oltre questa tipologia di cura, il mago bianco dispone di ben due skill per le cure di massa, ossia medica e medica 2. Le differenze sostanziali fra le due skill sono piuttosto evidenti. Innanzitutto, il medica costa meno del medica 2, ma è più potente nelle cure. Per contro, invece, il medica 2 rispetto al semplice medica dona il regen per 30 secondi a tutte le persone nel raggio di azione di questa skill. Parlando di skill, un'altra skill molto importante che utilizzerete frequentemente sarà il regen. Questa skill è importante se volete curare di più salvando parte dei vostri preziosi MP. Avete a disposizione nel vostro pack di skill due AoE d'attacco. La prima è Oli, la seconda è Assize. Come funziona l'una e come funziona l'altra? Oli è una AoE con un meccanismo un po' particolare. Ha un caricamento molto lento, ma infligge 200 di danno al primo mob vicino a voi, 10% in meno al secondo mob raggiunto, 30% in meno al terzo, 40% in meno al quarto e 50% in meno ai restanti mob. Sebbene otterrete questa skill a livello 45, il costo in termini di mana per usare questa skill è davvero esoso, per fare davvero poco danno rispetto a quello che farebbe la AoE di un DPS. Perciò, se proprio desiderate utilizzare questa AoE, il mio consiglio personale è di usarla una sola volta per usufruire del suo effetto collaterale, ossia lo stun. La vostra gioia e la vostra salvezza nell'utilizzare questa skill arriverà a livello 62, quando la vostra barra skill conterà un'altra abilità chiamata Team Air, che riduce a zero il costo del vostro Oli. Perciò vai di spam! Ok, la vostra seconda OE abbiamo detto che è Assize. Personalmente la trovo fantastica, è molto coreografica e utile quando volete fare sia danno che curare gli altri, che fare il refresh del mana. Parlando di AoE, avete a disposizione anche Asylum, la vostra bolla scintillante che rigenera gradualmente la vita di tutte le persone che vi sono dentro. Il White Mage cura in maniera totale e per farlo rapidamente usa due skill, la prima è Benediction, la seconda è Tetagrammaton. La prima porta il target istantaneamente full life, la seconda dona istantaneamente una cura media. Per esperienza di gioco ho trovato solo tre skill poco utili, se non in rari casi. Presence of Mind, che vi riduce per 15 secondi il cast e il recast time delle vostre skill. Fluid Aura, che allontana un mob da voi scelto lontano, causando bind. E Repose, che addormenta il mob su cui si usa tale skill. Per opinione personale non è molto utile come skill in dungeon, perché si sa che tutti attaccano tutti, quindi è uno spreco di mana usarlo. Tra tutte le skill di cui dispone il White Mage è quella che si spera dobbiate utilizzare di meno in Raze, ossia la Resurrecto. È meglio che sappiate che la stessa è molto lenta a caricare, quindi è necessario avvalersi di una roll, ossia lo Swift Cast, per rendere il procedimento istantaneo. Le healer, come gli altri personaggi, hanno a disposizione delle skill roll da aggiungere alle skill di job. Quelle che io personalmente uso più di frequente sono Protect, che incrementa le difese magiche e fisiche del party, Esuna, che toglie gli status alterati, Lucid Dream, che vi aiuterà assieme ad Assize a recuperare il vostro mana. Lucid Dream riduce anche l'enmity causata dalle vostre skill, ed infine l'Argessi, che potenzia fortemente il vostro healing. Queste sono le 5 roll skill che dovete necessariamente avere se intendete giocare al meglio il vostro White Mage. Se invece avete intenzione di improntare il vostro mago bianco con un po' di attacco o supporto in più, potrete utilizzare fra i 5 posti disponibili per le roll Cleric Stance e Rescue. Premetto che non sono una particolare fan del Cleric Stance, perché lo trovo poco adatto ad essere usato in dungeon con altre persone, probabilmente perché sono radicata nella concezione che il healer deve fare il possibile per curare, se poi riesce a fare anche DPS tanto meglio, ma non deve essere la sua priorità. Infatti il Cleric Stance potenzia di molto l'attacco magico, ma per contro diminuisce tanto anche l'healing potency a vostra disposizione.
Rescue vi servirà solo per tirare a voi un'altra persona del party e in alcuni casi quindi questo serve, in altri decisamente no. Adesso siamo finalmente arrivati a parlare del vostro gauge. Come funziona? Ogni classe ne ha uno, ma quello del White Mage funziona in una maniera davvero semplice. Più curate e più quello aggiunge fiori al vostro Lily Gauge. Come si usano questi, chiamiamoli stack di gauge? Con una skill a livello 62 chiamata Divine Benison si crea una barriera attorno alla persona su cui viene utilizzato questo scudo, che protegge da un danno pari al 15% della vita complessiva della persona che usufruisce del vostro Divine Benison. Quindi logicamente la barriera castata su un Warrior è più forte di quella castata su un Black Mage, per farvi un esempio. L'inconveniente del caricamento del Lily Gauge avviene quando utilizzerete le vostre abilità, perché le varie abilità scaricano completamente il gauge. Perciò se volete utilizzarlo per castare il Divine Benison e quindi la barriera, assicuratevi di non usare abilità quali Assize, Tetagram Maiden e così via. La presentazione delle skill utili al Mago Bianco si conclude con l'ultima skill che prenderete a livello 70, ossia il Plenary Indulgence. L'unica skill a vostra disposizione è con il meccanismo delle confessioni, ossia ogni qualvolta curerete con delle skill che curano più target, contemporaneamente si attiva uno stack di confessione. Facciamo un esempio, usate Medica? Si attiva uno stack di confessione. Medica 2? Lo stesso. Cura 3? Idem. Tuttavia gli stack non sono illimitati nel tempo, hanno pochi secondi per essere utilizzati. Più stack di confessioni avrete a disposizione, più il Plenary curerà. L'ultima cosa, non meno importante, che ho da offrirvi sono delle piccole tips per giocare al meglio il vostro White Mage. Non usate Regen o Medica 2 prima che il vostro tank abbia completamente la situazione in mano del pack di mostri. Questo perché le vostre skill, strano a dirsi, incrementano le enmity nei vostri confronti. E non solo quello dei mob, ma anche dei tank che dovranno fare più fatica a tenere l'agro, mentre rincorreranno i mob che invece vengono da voi. La seconda tips, in riferimento alla prima, è quella di non scappare dal lato opposto al vostro tank quando avrete mob che vi vogliono picchiare. Se avete mob addosso, la soluzione più intelligente è quella di correre dal tank, così facilmente riprenderà la situazione in mano e nessuno si farà male. Terza tips è quella di utilizzare il Lucid Dream quando arriverete a metà barra dei vostri MP, non più tardi, perché rischiate seriamente di rimanere a corto di MP, quindi no MP, no party, letteralmente. Quarta tips, non abbiate paura di usare Assize se volete fare refresh istantaneo di parte dei vostri MP, per il motivo sopracitato. Quinta tips, usare Holy, come detto in combo con Thin Air, per non sprecare mana prezioso che potrebbe essere investito certamente meglio. Sesta tips, curare solo quando è necessario. Questo vuol dire che se i DPS o tank perdono solo 500 punti ferita, non mi sembra il caso di lanciare cure. Curare va benissimo, stracurare no. Ultimo, ma non meno importante consiglio è quello di imparare velocemente che esiste un momento nelle vostre azioni per castare e uno per muoversi. La priorità è sempre quella di muoversi e successivamente castare, perché, si sa, i morti non curano nessuno. Spero che questa guida vi sia stata in qualche modo d'aiuto, per il resto vi auguro buon gioco.